Conducenti, condottieri, cavalieri, capitani, ancora dalla Puglia, il nostro Master Instructor Pino Bosci. Grazie. È ufficiale, arriva dall'Umbria. Forse. E lui, Master Instructor Umbro, il nostro Stefano Calvo. Buona ride. Bene. Come state, ragazzi? Eh? Bene. Sono fermi. Come? Sono fermi. Fermi, stanno bene. Intanto auguri, auguri a tutti noi, auguri ai SAIF, a Group Cycling, a tutti voi. Quindi ci facciamo gli auguri per questa ultima OMR, ma non finisce qui perché ci saranno altre tre pedalate, come ha detto Peppe Aiera. Un applauso! Scusate? Dalla Sicilia! Cioè, scusa, non è un applauso questo. È tanto, scusate ragazzi, o lo non, fate, non o avete non lo sentito fate. Bene, puoi ripetere per favore? Peppe Aiera! Oh. Giancarlo, stacca la musica e andiamo! Per favore! Dalla Sicilia, la regione più bella d'Italia dopo la Puglia. Peppe Aiera, un grande applauso, un caloroso applauso, davvero. Bene, oggi festeggeremo questi 10 anni, ieri l'abbiamo festeggiato con il presidente, con il taglio della torta, quindi siamo onorati a chiudere questa ultima OMR per... chiudere, ma non chiudere, perché avremo anche altre 3 ride da pedalare, quindi non OMR, però free ride. Siamo qui, abbiamo voluto interpretare una tappa del Giro d'Italia, la prima tappa, la Bologna-San Luca, vero? Ok. L'abbiamo voluto fare proprio perché tutto è nato dall'Emilia, tutto il nostro movimento, la nostra community, no? Da Bologna, da Sasso Marconi, e con questa tappa volevamo chiudere, augurare a tutti noi questi 10 anni e ancora altri 10 per il futuro. Volevo passare la parola al mio avversario. Per adesso, amico. Amico, così ci spiega un attimo il percorso e poi riniziamo questa gara. Sarà un race event, quindi tostissimo. Vai. Sì, grande. Mi unisco a Pino e mi allaccio anche a un nostro collega che ieri per i 10 anni, Massimiliano, ha spiegato che è aumentato di 10 kg, quindi un chilo anno. Io invece in 10 anni ne ho persi 5. Qui tutto sommato, guardate com'è la diversità. Bene, detto questo, andiamo un po' a spiegare la lezione. La cronoscalata di San Luca in realtà sono 2 tappe in una. Una è una cronometro e l'altra invece è proprio una cronometro in montagna. Quindi in realtà sono esattamente 8 km e 200 metri che ovviamente... il ciclista più veloce che ha vinto la tappa ci ha messo circa 13 minuti, quindi noi abbiamo dovuto un po' adattarci a questo. Quindi la prima parte sarà un po' tutto il gruppo dove andremo a prepararci per questo race event. Dopodiché avremo proprio la partenza in Piazza Maggiore e lì andremo a separare il gruppo per cercare, come dicevamo prima, di accumulare questi move. I move in realtà li accumuliamo attraverso e la resistenza che mettiamo, ma anche attraverso i cambi di velocità che andremo poi a interpretare in quegli 8 km e 200 metri. Chi è che ha il cardiofrequenzimetro in sala? Chi è che non ce l'ha? Chi è che vorrebbe comprarlo? Ok. Dopo questa cosa posso andare via, sì. Vai. Bene, detto questo, race event, quindi partiamo dall'80% della frequenza cardiaca massimale teorica per andare
oltre, quindi quando è gara, soprattutto a cronometro, dove non c'è un riferimento, bisogna metterci meno tempo possibile e quello cercheremo di fare. Tutto ok? Via, no. Possiamo partire? Datemi l'ok tutti. Contro Let's go. Il tempo, il nostro avversario sarà il tempo. Via. Ricordatevi, il primo pezzettino è la spiegazione della lezione. Audio. Con la primavera è tornata la voglia di pedalare e come ogni anno riparte il Giro d'Italia. Il nuovo viaggio inizia con una cronometro breve e molto impegnativa. Per questo sarà fondamentale il riscaldamento. Dopo gli scenari più esotici della passata edizione, si torna in contesti più vicini al cuore e alla passione ciclistica italiana. Ci sarà tanta tecnologia al Giro, ma il Giro, mai come quest'anno, sarà sostenibile con le sue scelte e i suoi complementi. La prima tappa è breve e difficile, perché si incontra subito un ulteriore avversario, il cronometro. 6 chilometri, di cui gli ultimi due in salita sul micidiale San Luca. Cuore, partiamo da qua, da questo battito cardiaco che dall'inizio alla nostra attivazione. Quando vuoi, andiamo. Contatto con la bike, 15 minuti per raggiungere l'80% della frequenza cardiaca massimale teorica. Ho una sensazione di fatica. Proviamo ad ottimizzare il gesto, proviamo a essere quanti più performanti possibile. Questa che vedi è già la planimetria della tappa, quindi già da qua vado a costruirmi tutto quello che poi ci servirà in quei 8 km e 200 metri. Ricordatevi che non dobbiamo avere rispetto, Prima di affrontare questi 8 km, dobbiamo arrivarci caldi, carichi. Cercando di ottimizzare il tutto. Rilascio le braccia, rilascio le spalle. Poco alla volta cerchiamo di avvicinare il nostro cuore gradualmente, ma anche mentalmente. Ogni sfida va preparata, soprattutto mentalmente. Prova a trovare qualcosa di più importante a livello muscolare, un piccolo momento di resistenza in più.
qualche bacio in più. Gran lavoro mentale, perché è il tempo il nostro avversario. Piccolo incremento, andiamo a dargli ancora un piccolo stimolo, qualche sensazione in più. Ricordatevi, magari per chi non lo sa, il concetto del livello di resistenza, quindi senza passare da un numero all'altro, anche a livello intermedio diventa uno stimolo, diventa una sensazione che comunque ci fa aumentare di qualche battito il nostro cuore. Se senti il bisogno, prova a dare e ad ottimizzare il riscaldamento cercando dei piccolissimi input di resistenza. Ottimizza il gesto. Forza, lì, incollati con la testa, la concentrazione, questo lavoro mentale. Primo piccolo cambio, in questo caso di cadenza, dalle 100 pedalate ne aumentiamo di 2, quindi già cominciamo anche a crescere a livello di cadenza, è un dato che avete in alto, lo puoi leggere. Stringo. Yeah. Ci siete ragazzi? Oh! Qui com'è? Occhio, eh! Noi non sprechiamo fiato inutile, mi raccomando. Su! Dimenticavo una cosa, Diego Guarino non è di parte, parteggia per entrambi. Fateli sentire che ci siete. Diego! All right. Yeah! Un tratto di strada dove due elementi importanti avranno un piccolo modifica: la resistenza, la velocità. Yeah! Se vuoi, adatta il carico. Non ci sei. Prova ad entrare con tutto il tuo corpo, con tutta la mente, dentro, lì. Una gara con se stessi, una gara contro il tempo, cercando di accumulare quanti più move possibili. Dai, lì. Due minuti ancora, di agilità, due minuti di strada quasi preparatoria. Yeah.
calore muscolare, controllo del respiro, quelle sensazioni in questo momento estremamente piacevoli. È un po' quello che vedi, la capacità di preparare una gara particolare, che, se permettete, a noi non piace perdere. Rimani sulla strada, eh? Inizia a dare qualcosa. Yeah! Controlla l'assetto, controlla la forma. Primi cambi di cadenza, l'hai sentito che man mano tende ad aumentare, e come aumenta poi andrà anche a diminuire tutto ciò che poi andremo a fare in gara. Dai che siamo lì! Sì! Quattro minuti per raggiungere l'80%. Stringo. Prova a colmare questo gap, eh? Prova a trovare un incremento di resistenza per colmare la perdita di velocità. Controllate le sensazioni. Quel forte calore muscolare, quell'affanno nel respiro che si avvicina al tuo 80%. Yeah! Respiro gestibile, calore muscolare, non bruciore. Andiamo! Yeah! Due minuti. Dosa le energie. Ragiona. Ascoltati. Controllati. Osserva. Gruda! Yeah! Andiamo! Stringo! 90 secondi, È qua, È già un primo obiettivo! È già una prima sensazione. Come on,
siamo incollati alla strada, al tempo, alla potenza. Con i cambi di potenza, i cambi di velocità che si accumulano questi move. Andiamo! Provaci, provaci! Lo vediamo dopo, eh! Andiamo di incontro alla prima montagna. Andiamo di incontro! Esci, esci! Esci, esci! Pronti ad entrare sul mesto dei Seven? Pronti a entrarci! Cinque secondi! Quattro! Tre! 2, 1, scendo, continuo a spingere. Aggiungi watt, aggiungi watt. Cambia la strada, inizia a trovare questo momento in montagna. Funzionale alla tappa vera e propria. Funzionale. Due minuti. Aggiungi carico. Aggiungi. Dai che ci sei! Energia! Sì! Dai! Vieni, 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 vieni! Yeah! Oh, come state qua? Oltre, oltre. Proviamo, proviamo. Strigo. È il gruppo, è il gruppo, questo è il gruppo. Non perdere di vista l'obiettivo. Andiamo a provare qualcosa oltre l'80%. Oltre. Prova a rimanere nel gruppo, ma prova a spingere qualcosa di più importante. Andiamo. Dai. Oh oh. Yeah. Andiamo a vincere la pendenza, aiutiamoci. Andiamo, Rally Mountain. Dai, 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 dai! Attenzione adesso, è il primo cambio che andiamo a fare volontariamente di cadenza, eh? Riconquista! Se vuoi, modula il carico,
Cambia la velocità. Occhio. Osserva. Prova a sentirti. Prova a gestirti. Forza. Rimani incollato. Rimani incollato. Non mollare. Non mollare. Su. Yeah. Se ne senti il bisogno. Provaci, provaci. Oh. Yeah, 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 yeah. Fidati di te. Prima. Secondo cambio di tecnica, eh. Se ne senti il bisogno, anche un cambio di bust. Stringo, un minuto, Running Mountain. Sono con voi, eh? Io non riesco a scendere, non voglio perdere neanche un move, neanche mezzo move. 30 secondi. Rimanete in corsa. Lì. Attenzione, aumenta la cadenza, è una prima prova che facciamo, eh? Aumenta il cambio di cadenza, è importante nello sviluppo della potenza. Andiamo, yeah! 2 1, torna al ritmo. Minuti per entrare nel nostro challenge, ragazzi. La nostra sfida, rendila importante, rendila importante. Su, su, yeah! Mollate di 1 centimetro, anzi, provaci. 1 minuto, ci spostiamo ancora, l'ultima volta, eh. Andiamo, Running Mountain. Yeah. Oh, oh, oh. 30 secondi. Pronti a sentire il cuore, pronti a partire dalla pedana. Tre, 2, 1, yeah, scendo. Tocca a noi, apri. Occhio, ora inizia questa sfida contro il tempo. Sei chilometri, cercando l'assetto in pianura.
6 chilometri, i primi, non tutti velocissimi, dentro Bologna, dentro le strade di Bologna. È la lotta contro il tempo, è la lotta contro i move. Cerca di trovare la regolarità, cerca di trovare il tuo passo adesso, per poi dare qualcosa in più, dai. La nostra squadra. Guardiamoci in viso, ragazzi. Guardati in viso, guardati dentro. Guardati pedalare. Il gruppo. Sentitevi una sola persona. Lì, un solo atleta. Insieme. Forza. Dai. Go. Mi ascolto, Quando in questa fase puoi tirare il fiato un attimo. Dai ragazzi, proviamo a ricucire quel gap, proviamo a ricucire quel gap. Dai, proviamo a ricucirlo. Ragazzi, siamo partiti un minuto prima di loro e il distacco dovrà solo aumentare, solo aumentare. Piccolo incremento, stringo. Ragazzi, siamo anche di meno noi, però stiamo lì, siamo lì, siamo lì. Su! Forza! Questi 20 watt! Questi 20 watt! Su! Sono con te, sono con te. Andiamo a aumentare di 2 pedalate. Cominciamo ad andare sui viali, ad andare più veloce. Ragazzi, qui dobbiamo fare la differenza. Qui, è qui che dobbiamo dare. Uniti, uniti. Non vi vedo convinti però, ragazzi. Oh! Oh! Non perdete tempo e il fiato. Spingi la bici. Hai il primo cambio di rapporto. Adesso, quando la strada è più agile, ci permette di spingere questo lungo rapporto in velocità e utilizzare la nostra crono. Dobbiamo guadagnare lì, Primo tratto. Oh, un minuto. Aggiungi. Crono. Dai. Yeah. Sì. Yeah. Ragazzi, per spingere di più, andiamo in punta di sellino, come loro. Non mollare. Incollati. Yeah. Vieni.
rientro, perdo qualche pedalata. Tira il fiato. È la lotta contro il tempo. La mollate lì. Siamo in meno, ma siamo tostissimi. Occhio a questo cambio. Via! La mia squadra cambi rapporto. Più uno. Strigo! Eccola lì. Adatta il rapporto. Adesso le tue possibilità. Forza! Ascoltati. Ascoltati. Dai, dai. Lì. Secondi per tornare a recuperare qualche battito, per affrontare l'ultimo tratto di agilità, l'ultimo tratto di questa strada che vedi, di questa strada. Ora che... se puoi, oh, aggiungi un click, provaci, provaci, ragazzi, proviamo a trovare questo click in più. Tutti lì. Rientro. 20 watt, 20 più. Bevo se occorre, eh. Diventa importante anche questi piccoli gesti. Oh. Qui, prova ad ascoltarti, prova a raccogliere tutte le energie mentali e fisiche. Siamo a metà strada, da ora proviamo a tirar fuori qualcosa, eh? Andiamo, via, 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 via. Cambio di velocità, cambio di potenza, andiamo a trovarlo, andiamo a trovarlo. Su! Su! Provaci, provaci, provaci! Punta di sella, prova a spingere. Non dobbiamo raggiungere nessun compagno in fuga. È una lotta contro il tempo. Ci dobbiamo mettere meno. Devo spingere la mia bike, devo spingere il mio rapporto, devo spingere il mio cuore. E voi avete voglia di farlo, vero? Ora devi trovare il tuo limite, il tuo limite, e spingilo! Un minuto, ragazzi, dopodiché cominciamo ad avvicinarci a San Luca, e rispetto alle tappe che hanno sempre fatto il Giro dell'Emilia e quant'altro, dove arrivano lanciati in montagna, qui fanno una curva a gomito, eh? Dobbiamo cercare di simulare questo, cercheremo nel nostro possibile di simularlo. Incollato alla strada.
agli ultimi 2 chilometri, dove la strada inclina tantissimo. Avviciniamoci, avviciniamoci. Non mollate, non mollate. Oh, rientro, stringo, comincia a cambiare anche la strada. Ecco la meta, la vedi? Dobbiamo crederci, dobbiamo crederci. Oltre alle gambe, oltre al tuo cuore, c'è la tua mente, fortissima. Le gambe spingono. Vai, vai. Ma non mollare, non calare di 1 centimetro. Preparati per quella curva gomito che ci porterà lì. Ci siamo. Mano al cambio, mano resistenza, stringo. Sali, 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 sali. Vieni, vieni. Via, via. Cambia la resistenza. Cambia questo rapporto di inclinazione. Quando vuoi, continua. Lì. Meno di 2 chilometri. Superati. Proviamo a cambiare passo. Stringo. Aumento la cadenza. Non voglio perdere neanche un metro di strada. Voglio impiegarci il meno possibile. Non voglio farmi raggiungere. Adegua la cadenza alla strada. Aumenta. Se vuoi, vai a trovare questo cambio, non è un problema, vai! Ragazzi, occhio! L'occhio della tigre,
10 anni di allenamenti, 10 anni di emozioni, 10 anni per trovare il tuo limite. Provaci, andiamo. Rimani qui, devi fare la differenza. 1,5 chilometri. Ora, ora, ora o mai più. Su, lì, lì. Trova la tua strada. Vai. Trova la forma, trova la spinta giusta. Sono in sella. È una salita che ha pendenze diverse, non mai le stesse. Ci avviciniamo in quel tratto di strada chiamata la salita delle orfanelle. 16%, durissima, eh? Lì devi fare la differenza. Lì devi fare la differenza. L'occhio della tigre. Dov'è? 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 Yeah! Attacchiamola! Attacchiamola! Vieni con me, vieni con me! Standing Mountain! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Non mollare, forza. Torno in sella. Eccolo lì. Uno preso. Uno preso. Riprendiamolo anche noi, via. Aumento, prova a cambiare un po' di cadenza, la strada te lo permette ancora. Provaci, provaci, provaci. La salita delle orfanelle, dobbiamo uscire fuori sella, siamo obbligati. Stringo. Sandy Mountain. Due curve difficili, spingili, spingili. Non aver paura. Scendo di nuovo. Se vuoi, stringi, via. È l'ultimo, l'ultimo tratto. Oh, forza! Pochi metri, pochi metri. Al traguardo, pochi metri. Non puoi mollare adesso, eh? Non puoi guardare nessuno strumento. Solo cuore, solo cuore. Dai! Preparati per uscire fuori sella, per dare qualcosa in più. Ora, o mai più, decisivo. Andiamo. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the part? Andiamo! Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, in sella. Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico!
vicini alla meta. Non mollare la presa adesso. Di nuovo, a rilanciare. Vieni. Stringi i denti, via. Aumento. Mamma mia. Yeah. Torna in sella. Preparati. Oh. Dai. Tira ancora. Non voltarti indietro, non è nessuno. Guarda davanti. Devi solo prendere quello che è davanti a te. Di nuovo. Salgo. Vado a rilanciare, eh. Cinque secondi. Se vuoi ritorna in sella. Scendo. Tieni. Se vuoi spingere in piedi fallo. Dai. Come vuoi. Scegli la tua strada. Scegli il tuo rapporto. Go. Andiamo, se vuoi. No. Dai. Qui? È l'ultimo tratto, ragazzi. L'ultimo. Dove la strada leggermente cambia di pendenza. È lì che dobbiamo spingere. Per metterci meno tempo. 3, 2, in sella. Piana un po', non togliere la resistenza. Dai, un minuto. Forza. 85 pedalate, ragazzi. 85. Se vuoi questa, te la devi conquistare. Se vuoi questa, qualsiasi cosa vuoi, te la devi prendere. Senza guardare nessuno, qui questa la dobbiamo indossare noi. Occhio, sono gli ultimi 500 metri. Prova a dare tutto quello che hai dentro. Prova a stringere i denti. Su, su. Chiudi gli occhi con il cuore, con la tua anima. Forza, forza! No! Hai l'auricolare, la tua ammiraglia ti sta avvisando che hai 30 secondi di vantaggio. Dai, 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 dai! Hai 600 move, non lo possono recuperare! Non lo possono recuperare! Vieni! Se vuoi fuori sella, come vuoi, rilancia. Aggiungi il carico. Se vuoi aumenta la velocità. Rimani. Via, 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 via. Dai. Fai il tuo. 500 metri con l'orgoglio di arrivare in cima. Lì. Metri. No.
ottimo, felice, orgoglioso di aver dato il massimo. Stringo! Lì! San Luca! San Luca! Via, 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 via! La mia squadra, la mia vittoria, no! La nostra vittoria! Sei lì! Vieni! Non vieni. Importa! Vieni! Dai il tuo massimo! Vieni! Vieni con me! Dieci metri. Dai, 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 dai. Tirala, tirala, tirala ancora. Cinque. Non mollare, non quattro, mollare. Fino alla fine. Fino tre, alla fine. Due. Uno. Ti siedi e alzi le braccia. Bravi. Bravi. Grandi! Un applauso per la squadra di Stefano. Bravi! Onori! Stefano Calvo e la sua squadra. Grazie a tutti. Grazie alla mia squadra, grazie ragazzi. Pino Borsi è stato un grande avversario, soprattutto voi. Grazie a voi, grazie di cuore. 10 anni insieme, altri 10 ancora e altri 10. Grazie Alfredo, grazie Saif. Se facciamo altri 10 anni per 2 altri 5 kg ho paura, ho paura. Grazie allo staff, ai colleghi, grazie a tutti davvero. Diego Guarino, grazie Giancarlo. Ragazzi, siamo arrivati secondi, ma con onore. Eravamo anche in meno, sicuro, quello sicuro. Il VAR, vogliamo il VAR. I miei pugliesi stavano anche di qua. Mi avete tradito. Bravi. Per le foto, zona selfie. Tutti là. Ragazzi, la possiamo indossare per favore? Non c'è la maglietta? Arriva. Non è tanto per adesso quanto per la televisione, c'è un applauso, grazie alla mia squadra, grazie. 10 anni di cambiamenti, 10 anni, 10.000 grazie, felice di aver fatto questa scelta, felice di aver seguito il mio capitano, il mio capitano. Grazie Stefano. Grazie a chi lavora dietro le quinte, a tutto lo staff che in questi 4 giorni al desk, bravi, gran lavoro il desk, lo shop, Cyclex, nuovo progetto,
che parte alla grande. Cambiare si può, cambiare si può, andare avanti, dobbiamo andare avanti. Fermiamo le gambe. Andiamo a respirare. Ancora uno. Appoggio le mani. Mi stacco. Vieni su. Andiamo a spingere il tallone. Mezzo giro di pedale. Meritato stretching, meritato recupero. Grande prova, ragazzi, bravi. Ok, ci sediamo. Porto le mani dietro la schiena, apro bene il torace. Lascio. Mi allungo di fronte, stringo le braccia. Scendiamo a destra della bike. Vai. Meritato momento per trovare questo allungamento. Via, non trascuriamolo. Meritato, via, tieni. Eccola. Il momento per tirare le somme, per ritornare nelle nostre regioni più carichi di prima, con 10 anni di esperienza alle spalle, 10 anni di emozioni, 10 anni di intensi. Via. Andiamo a trovare la parte anteriore, eh? Via, lì. Facciamo la foto, ragazzi. Via. Ci siamo, ci siamo. Ultima OMR, ma non finisce qui, ce ne sono ancora tre momenti, tre freeride, l'ultima, tutti assieme, appassionatamente, tutti, siete invitati qui, via! Aspetta, ragazzi, soltanto per dirvi una cosa che si fa quando ci sono sfide così importanti, sfide dove ci hanno visto l'uno contro l'altro, come ogni sfida, alla fine ci si scambia la maglietta, quindi scambiamoci, mischiamoci. OMR 11. Grazie Alfredo. Grazie ragazzi, il nostro capitano. Instructor. Ci vediamo nel 2020, eh? Pino Borsi, Stefano Calvo, a rappresentare Group Cycling in questa OMR, in questo challenge. Grazie al palco. Intanto, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno, gli istruttori che ci hanno accompagnato, a tutti voi. Prima di andare via, voi squadra vincente, metaforicamente, perché alla fine abbiamo vinto tutti, quando abbiamo espresso la nostra passione, abbiamo comunque raccolto tanti move, non andate via, voi vincitori con la maglia gialla, faremo una foto con i nostri master, ma anche voi ragazzi della squadra di Pino, in fondo al nostro selfie wall con la maglia e anche senza la maglia. Vi aspettiamo di sotto,
per la foto, mentre i nostri fotografi si preparano ad accogliervi in fondo all'arena davanti al nostro selfie wall. OMR 11 a chiudere